siamo. Eccoci qua, ciao. La puntata Canto Blues. Io, Silvia Ferro, naturalmente. C'è un angolino, ci vediamo qui. E veramente onorati di avere come ospiti Nervs and Muscle. Ciao ragazzi, ciao. A tutti, ciao. Ciao Nervs. Adesso naturalmente scopriremo bene, approfondiremo, insomma, parleremo del loro CD e insomma scopriremo chi sono questi grandissimi artisti. Sì, ci hanno tolto praticamente la parola perché siamo emozionati. Siamo emozionati. Siamo inibiti. Esatto. Non è vero. Hai la sudorazione che è partita. No, io non... Sto scherzando. Tranquilli. E prima di iniziare volevo intanto parlare del Festival Blues del Pellicano, che c'era anche ieri sera e anche noi come a Kind of Blues partecipiamo, e loro saranno tra i protagonisti invece stasera, perché sono due giorni di festival e stasera c'è la seconda serata, appunto. E accorrete tutti al Pellicano a Correggio, ai Vizi del Pellicano, a Fosdondo di Correggio. Fosdondo, via Ronchi Fosdondo. Via Ronchi Fosdondo. Cioè proprio più Fosdondo di così se muore. Non si può. È vero. Locale bellissimo. Si può anche mangiare tipico cibo, esatto, del sud degli Stati Uniti. Hanno il menù Mississippi. Menù. Gombo, gamberetti, riso e quant'altro. Sì. Birre ottime, quindi lo aspettiamo alla stasera. Esatto. E allora ragazzi, scriveteci in chat se volete fare domande oppure interagire con noi, potete. E chiedete l'amicizia a Kind of Blues su Facebook e sarete sempre in contatto con noi. Selezioniamo comunque chi concede l'amicizia. Sì, più o meno, ma vi facciamo un test per un test. Tre domande cultura di blues. Blues. Esatto. Niente, a questo punto io partirei subito con una canzone. Sì, poi dopo li conosciamo. Così, esatto. Insomma, per rompere il ghiaccio. Ci scaldiamo un pochino. Ottimo, allora partiamo con un brano che è una via di mezzo tra uno shuffle e una canzone gospel. Questi brani, intanto vi anticipo che sono stati scritti da il nostro produttore, nonché appunto scrittore di tutti i testi e le canzoni, che si chiama Paolo Cagnoni, che salutiamo. Magari ciao, ci Paolino! Magari ci vede, non lo so, però vabbè, intanto noi lo facciamo. Vede, allora ciao Paolino! Va bene, hai adesso... voglia! Il maestro Gallo mi dà un accordo con il suo mega amplificatore che ho portato io. Non so se si vede. Ah, è bellissimo, è un mega amplificatore, sì, si vede. Veramente. È un amplificatore. Fantastico. Grazie. Everybody talking about. Oh, I'm gonna play.
vedo blu. Allora ragazzi, prima cosa devo dire che se noi avessimo avuto solo uno di loro in trasmissione eravamo era già, a settimo cielo, era già troppo, erano già dei draghi e noi eravamo già il top e invece ce li abbiamo tutti, cioè over the top, cioè proprio ci viene male qua. Siamo già un po' emozionati col primo pezzo, no, grandissimo bellissimo. Non serve commentare queste cose, insomma, si sente benissimo che grandezza. Niente, allora facciamo un giro di presentazioni, partiamo da Max. Max Prandi, purtroppo dico sempre da Milano, però devo dire che mi salvo perché ho origine emiliana. Prandi è molto di qua. I miei nonni erano di Rubiera. Fantastico. Quindi quando vengo qua mi sento a casa. E chi non si sente a casa, esatto, quando viene qua? È vero, c'è un'accoglienza particolare. Devo dire di sì, guarda, già proprio oggi a mezzogiorno siamo fermati lungo l'autostrada a mangiare del culatè. Ci sta. E lo dico con le vacche, con la bocca, anzi qua mi vedete, c'è sul serio. E subito appena fermati la gente si ferma, parla con te, ti chiede. Non siamo abituati noi lombarda a questa roba, perché da noi sono tutti molto più grigi, ma proprio a livello cerebrale. Invece qua si entra nel vivo del piacere di stare insieme. Quindi sicuramente per l'arte anche aiuta molto, no? Certo. Ma allora ringraziamo questo endorsement all'Emilia Romagna. Esatto. Esattamente. Puntata io gastronomica sicuramente. Mia nonna è di medicina comunque. Ok. Quindi anche lei da Stefano. E io sono Tiziano Galli. Ma esatto. Arrivi da Milano anche tu, sì, quindi? Sì, sì. Ok. Ma qui siamo più o meno tutti della bassa Brianza o dell'alta Lombardia. Che poi è nello stesso posto. E dunque, insomma, Max Prandi, che è anche chitarrista, cantante, insomma. Sì, oggi è in versione largo factotum, si dice così. Sì, io sono un po' l'istrumentista, suono tutto male, dico sempre, però. Però con l'anima blu, insomma, si cerca di suonarlo. Con grande gusto, e il gusto è tutto, no? Nella musica. E poi io sono Tiziano, ho detto il rooster, Tiziano Galli, che suona la chitarra e canto. E poi c'è il maestro. Adesso ma ti fidiamo, ecco. Aspetta, vai. Ho capito adesso da rooster a Galli. Benissimo. Ecco, sono arrivato adesso. Vai. Poi c'è il maestro. Qui è il maestro. Mi chiamo Angelo Rossi. Sono, scusatevi, vedo molti giovani, sono felicemente pensionato da qualche anno e vengo dalla zona depressa di Varese, dove è nato il grande Umberto Bossi. Ma meno male. Non ci sento il par condicio, quindi possiamo dire che da quelle parti lì conoscono me. Chi? Però tu hai un soprannome. Noi amiamo solo uno dei due. Ah, sì, è un soprannome che è nato per caso. Quando ho ripreso a suonare un po' di anni fa,
Beh, è un soprannome dischi che ascoltavo, Red Belly, pesante, non ha cara pancia di piombo, e io indegnamente mi sono preso questo soprannome, che sapete che un po' è un trip per i musicisti, soprattutto quelli di avere magari qualche soprannome. Beh, direi che... E a parte il fatto di essere felicemente pensionato, certo, sono felice di condividere con questi bravi musicisti questa esperienza, che speriamo continui. Adesso andremo nel dettaglio, perché sì, questo disco e questa band, diciamo, si è proprio formata in un modo molto particolare. Ma finiamo il le giro. Presentazioni. Finiamo questo giro. Eh beh, certo. Bene, ciao a tutti. Sono Vittorio Giuffrida. Un novello di fronte a questi tre. Ma più ma novello è buono. Ma novello infatti è buono, insomma, esatto. Tutto sommato, insomma, insomma, rispetto a questi vini d'annata, insomma, tutto avanti, insomma, quindi sto cercando di. Sono Vittorio Giuffrida, me l'ho detto prima. Ma una volta passato la terza volta. Chitarrista, ma oggi fai il bassista. Esatto. Sono quei musicisti, scusa, che si spacciano per allievi, così, che imparano, che poi ovviamente superano poi il maestro, sì. Lasciano là il casello di il discorso, il discorso del tutto male, insomma, che funziona. Tutto, e poi scusate, ogni tanto abbiamo anche il quinto elemento che non suona, è il grande Paco, il cane, che è un po' il nostro cane. Abbiamo un ospite oggi incredibile, sì, il primo ospite a quattro zampe, sì, della stagione. Sì. Un cane molto blues lui. Blues, è vero, sì, perché il muso proprio... E Paco è ufficialmente un elemento della band. Vabbè, non oserei dire ufficialmente, però è con noi. L'ultima sera te l'ha fatta sul palco. Ecco, infatti diciamo, ogni tanto sul palco ci viene. Intronato che gli si chiudevano le gambe, però ha resistito fino alla fine. Non è che nella ciotola ci avete messo il whisky, eh? No, ma è... Più blues. Ha questa passione smodata per il blues e tutto quello che... bisogna, lo sentirà tutto il giorno, quindi... Questo è quanto. Va bene. Allora, facciamo vedere la copertina del disco, naturalmente, del loro disco, perché adesso mi devo avvicinare, parleremo soprattutto, insomma, di questa riunione, super riunione di artisti, di questa band, appunto, e il loro disco che è uscito, visto, ma c'avevo già un crampo. E niente, è praticamente c'è tutta una storia che raccontiamo adesso o raccontiamo dopo? Facciamo un altro pezzo. Dai. Sì, perché... Allora, è la volta di Tiziano che ci canta un boogie. Un boogie dedicato a John Fante, uno scrittore americano dell'inizio del Novecento, molto conosciuto e molto seguito, appunto As the Dust, chiedilo alla polvere, è il titolo di un suo libro. John Fante's Boogie. In Boulder, Colorado, 1909, Sweet Mary was rocking, Little John that was crying. That Nick was drunk, his arms were like trees. It was a special day for Fender's family. For Fender's family. Run, Johnny, run. Please, Johnny, don't stop. Jaws is on your side. An ocean of just a draw. Run, Johnny, run. Please, Johnny, don't stop. Jaws is on your side. An ocean of just a draw. Johnny, don't stop. Everything's a lost and bad. Nobles are your flight and Molly's boots your game. Your male dogs are barking, your thing and your chair. A lace of big words with dirt and desperate. Dirt and desperate. Run, Johnny, run. Please, Johnny, don't stop. Jaws is on your side. An ocean is just a draw. Run, Johnny, run, please, Johnny, don't stop. Jaws is on your side, an ocean is just a draw. Oh, Johnny, you have to run, you just ain't right.
Life is a dog and law, yes, love is a fight. Money is less and people are blind. But words are right, yeah, into your mind, into your mind. Run, Johnny, run, please, Johnny, don't stop. Into that on your side, an ocean is just a draw. Run, Johnny, run, please, don't stop. Into that on your side, an ocean is just a draw. Your dog, your dreams, your name and your wine. Your Mexican princess with your fairly soul blue. Camilla's coming back, she's about to stay with you. I should like to stay with you. Run, Johnny, run, please, Johnny, don't stop. It's not on your side, and ocean is just a draw. Run, Johnny, run, please, Johnny, don't stop. It's not on your side, and ocean is just a draw. Vi fanno i complimenti, tra l'altro un nostro amico Steba Rigazzi, che è un ragazzo che verrà ospite qui più avanti. Bene, grazie. Tanta roba, super bene. Dei nuovi guerrieri della scena. Salutiamo anche Lazza, la Bene, i nostri follower più accaniti. Esatto. Oggi riceviamo un sacco di benedizioni. È una puntata speciale. Sì, cioè, in effetti qui cerchiamo di ricostruire con ognuno i propri limiti un po' quel pathos tipico del blues che non sempre si sente. E si sente, noi lo sentiamo. Vedendovi qua vicino, apprezzo molto il fatto che stiamo cercando di unire un po' ognuno le proprie esperienze per
creare questa college. Ci stiamo divertendo, è da poco che abbiamo iniziato a fare il disco, che è un lavoro, magari loro possono spiritiziano e beh, siete molto efficaci. Comunque c'è una cosa che vi divertiate. Mi sono riuscito. Assolutamente, sì. Sì, sì, è raro vedere però che sorride mentre canta, che... Sì, c'è un coinvolgimento incredibile, sì. Ottimo, grazie. Bravissimo, veramente. Così. Credo che piaccia a noi anche a casa, sì. E anche stasera ai Vizi del Pellicolo. Stasera siete grande proprio... Grande show. Siamo già carichi adesso. Lo vedrete, non ci siete mai stati, non avete mai avuto credo. Io non sono mai stato. Io e Angela, due anni fa, non so. Adesso c'è anche un altro bar più in alto, il secondo piano, una situazione molto carina. Più soft. Si comincia da lì, no? Poi mamma. Esatto. Agli inferi, si discende agli inferi. Al palco che è il luogo, giustamente. Le birre migliori sono al secondo piano, se vi interessa. Ma però noi, devo dire, almeno io personalmente vorrei di Lambrusco, perché dove ci sono i salami e quella zona lì. Stiamo divagando, adesso è. Sì, ma qua è giustamente, qua è così, non è a ruota libera, bisogna occuparsene, insomma. Ecco. No, a me piaceva molto come Angelo suonava il cembalo sulle ginocchia, no, e guarda, il piano. È quello che si stava dicendo. Su tutto è tutto. Un vero e proprio suonare, proprio un vero abbandono, diciamo, quindi può essere anche una cosa un po'... Sì, sì. Stanotte ci vedete di fianco all'autostrada che latriamo, che ci hanno abbandonato veramente. E poi c'è Paco alla guida che invece... È una cosa interessante perché è una cosa che non era preventivata, cioè è nata così, sai, il musicista ognuno fa le proprie esperienze così, quindi ci conosciamo da tanti anni, infatti, ci stimiamo, però... Infatti adesso la domanda che stava per uscire dalla mia bocca era proprio questa qua, spiegateci un po' adesso chi, uno di voi insomma è uguale, come è nata questo progetto, questa band, perché comunque... unirvi fra insomma artisti come voi, unirsi in un unico progetto è qualcosa di insomma l'inizio era molto stato particolare. Paolo Cagnoni che sì. Poi il produttore è quello che aveva questa idea da qualche anno, però è stato un po' casuale ed è stato bello per questo, perché Paolo Cagnoni, che ripeto è quello che ha dato il là a tutto questo, voleva far diciamo suonare i suoi testi, musicare i suoi testi, lo voleva far fare a Angelo, solo a lui, ed io ero molto contento che ce l'avesse, però poi è successo che Angelo ha detto no, io non c'ho voglia, fatelo un po' voi, quindi lui ha tirato dentro me, io ho tirato dentro Tiziano, e quindi esatto. È la casualità di questa cosa, così. Io ne parlai e ho detto guarda, io non me la sento perché purtroppo ho le mie patornie, cioè, da solo detto, non però guarda sentire. Per quella cosa lì che fa, gli ho detto parla col Max, che lui è uno di quelli che ti può, e quindi piano piano lui a sua volta, conoscendo Tiziano così, sono cominciato a lavorare. Anche più che altro Angelo aveva paura di affrontare magari il discorso di lavorare in studio, no? Magari io e lui avevamo già più esperienza. Così, quindi abbiamo unito le forze, però abbiamo unito anche diciamo musicalmente dei colori diversi all'interno del blues, quindi è stato una casualità. Cioè il primo pezzo e il secondo sono totalmente diversi comunque. Esatto, il primo è una via di mezzo tra uno shuffle e un gospel, il secondo è un boogie molto ispirato per dire a John Luker o quelle cose lì, però è fondamentale il fatto della cultura blues che abbiamo in comune, cioè conosciamo tutti le varie sfumature del blues, e poi adesso si è creato veramente, secondo me casualmente un prodotto trasversale che però è sempre colorato di blu. La stampa parla di supergruppo, ma effettivamente è un supergruppo, è proprio un dream team. Beh, diciamo che a me non piace questa etichetta di supergruppo, no, in quanto cioè è per far capire, magari è per far capire un po' a tutti, no, ce lo diciamo tra di noi e voi non ve lo facciamo, secondo quello che bolle in pentola è molto più non quanto supergruppo, ma sì. Un'altra cosa per... No, e poi è nato insomma, poi tra l'altro appunto dicevamo quasi casualmente o comunque casualmente con diciamo l'amore di tutti, nel senso non è una cosa studiata a tavolino, di conseguenza sono gli artisti che questo dà un valore è Morgan Freeman, è una partita di biliardo, non so, Ruby King che chiama TV World, Morgan Freeman da Class del Mississippi.
Questo è il bello della diretta. Diciamo che è una suoneria old style. No, però dicevo, questa cosa di unirvi proprio voi, proprio con questa voglia di farlo, è un valore clamorosamente aggiunto, perché questo è tutto secondo me. Io non ho mai visto Ferra così emozionato. Cioè, vero Bizzo? Sì, hai detto un paio di mutande oggi. Io so, a noi ce lo sta sciogliendo sto ragazzo. Stati di stima, perché alla fine si suona anche per quello, per la passione, quindi sì, si suona anche perché la gente condivida queste cose. L'aggettivo che vorrei usare io sono arrapato. Musicalmente arrapato. Bene, e niente, dunque, volevamo mettere un video, esatto. Una delle vostre scelte musicali. Hai scelto Max? Ho scelto io perché ogni tanto sono un po', dicono che io sono un ariete. Sei despota? Quindi sono un po' despota, okay. Su certe cose, vabbè. Allora, ci vuole fatto, noi lo lasciamo fare. Ci vuole. Abbiamo capito. No, ho chiamato un video di R.L. Burnside, questo signore che viveva nel Mississippi, in questa parte del Mississippi, sulle colline del Nord Mississippi, dove erano abbastanza isolati, quindi sono rimasti sempre abbastanza selvaggi nel modo di suonare e soprattutto anche abbastanza africani. In particolare il pezzo che ascoltiamo però è una cosa che a me piace molto, perché è una versione fatta dall'etichetta che, diciamo, un po' ha portato alla luce questi artisti, cioè che ha rimodernizzato le canzoni di questi signori. Cioè qua sentiremo diciamo l'originale con sotto una post produzione che però fa sì che questa musica può arrivare anche secondo me nelle discoteche e può arrivare anche a un pubblico più giovane, perché sennò è un po' di vecchiotti, esatto. Come cosa che peraltro farà parte anche del nostro progetto, esatto, si svecchiare il blues praticamente, sì, visto che non riusciamo a svecchiare noi stessi. Tra l'altro ricordo che ad esempio R.L. Burnside, proprio grazie alla Fat Possum, è stato conosciuto perché fece una collaborazione con John Spencer Blues Explorer. Quindi anche nel circuito indie underground il suo nome è arrivato, meno male, perché sennò rimaneva sulle colline del Mississippi. Sulle colline a suonare. E questo brano si chiama Someday Baby, tra l'altro che è proprio un classico del blues, però sentite che è una versione molto rimodernizzata, meno male. Andiamo subito. Eccoci qua di nuovo in studio. Yes. Ci siamo veramente scatenati a ballare questo pezzo. Allora, è successo di tutto. Due di loro non c'erano neanche, sono andati a vedere il cane, ma fuori abbiamo la spia fuori dalla radio. E c'era Angelo che ballava. C'era Angelo che ballava. Vedere tutte le sue mosse. Hai fatto la mossa, Angelo. È una vecchia storia, io ho fatto per 10 anni il DJ rock. No. Prima di diventare il coglionazzo dove sì, dalle mie parti trasmetteva musica rock. Era in radio, andavi anche nelle disco. Discoteca proprio rock. Grande. E adesso non più. Basta. Cioè, adesso fa di meglio. Passato. Passato. Ma quindi dicevi, prima ho colto, ho detto ho ricominciato, quindi tu avevi smesso di suonare? Cioè perché hai detto quando ho ripreso? Sì, perché insomma io ho qualche anno un po' più rispetto agli altri, quindi sì. Cioè la mia esperienza era dopo il militare e ripreso con questa opportunità di mettere i dischi rock, che è durata 7-8 anni. E dopodiché ho ripreso in mano la chitarra, che io suonavo già da ragazzotto, ma non facevo queste cose. Facevo le cose che andavano in quegli anni, era la musica ballabile,
anche liscio ho fatto il beat, ecco. Melodico, mi ricordo che con Riccardo Conciante insomma andavo bene, avevo successo. Avevi successo Riccardo Conciante, ok. Baglioni e Conciante erano i miei punti di forza, roba da non credere. Mamma mia, non ti ci vedo, sono Riccardo Conciante. Facciamo un backup. Mamma mia. Pur di suonare, pur, per... sai com'è, pur di... Purtroppo siamo in atti in un paese che ha mille bellezze, ma dal punto di vista culturale, se non musicale, quella è la cosa che insomma abbiamo dovuto aspettare un po'. Adesso io volevo lasciare la parola a voi singolarmente per parlare e dopo magari torniamo ancora sul disco, poi ovviamente sentiremo dei pezzi tratti credo sempre dal disco, no? Cosa succede qua di tutto? E volevo lasciare la parola a voi magari per parlare di anche magari i vostri altri progetti, insomma solisti o comunque cose che fate o avete fatto, band, insomma, visto che comunque siete molto attivi. Va bene. Sì, perché tutto ne abbiamo un po' da dire. Sì, no? Ad esempio, parto io. Ma di innanzitutto alla base ci sta il fatto che si cerca di tenere vivo l'amore per questo genere lì dalle nostre parti, sì. Siamo tutti di quella zona. Quindi, come dire, chi più di qui, chi più di là, chi più di su, chi più di giù, ma alla fine sempre blues si cerca di fare, sempre di trasmettere la passione per questo genere. Ognuno con i suoi generi, poi le sue insomma. Intenzione e peculiarità musicali, dicevi Max? Scusa. No, perché ad esempio io ho un'attività anche come musicista one man band, suono con la cassa del Charleston e faccio proprio solo cose tipo strettamente da uno, cioè solo anche lì Burside, il primo Muddy Waters, John Lee Hooker, così la particolarità è che sono da solo con la cassa del Charleston, quindi proprio one man band. Wow. Ed ho un'altra situazione invece dove suono il basso con un chitarrista di Roma e un batterista di Padova, dobbiamo invece un vintage trio solo anni 50 e abbiamo la fortuna da 2 anni di accompagnare un musicista americano che sta a Austin, che si chiama Greg Isor, che quest'estate spero di riportare magari anche dalle vostre parti. Da noi, faccio esatto, un po' di promozione. Sì, poi quelli che ci ascoltano di qua, insomma, così dritto alle antenne. Però per un'altra cosa che devo dire, ad esempio, che anni fa, per anni, abbiamo avuto una band con Tiziano dove facevamo sia vintage sia facevamo pop rock. Che cioè facciamo un Nine Below Zero, Dottor Figo, della corrente inglese del blues. Si chiama pub rock, molto legata a questi gruppi, soprattutto ai Nine Below Zero e Dottor Figo. Quindi di musica ne abbiamo masticata tanta proprio. Si sente. E ci piace continuare. Giusto. A riproporre anche cose nuove come appunto il progetto Nervous and Muscle, che è una nuova avventura, insomma. È una nuova avventura che è partita a fine dell'anno scorso, o mi sbaglio? Sì, il disco quando è uscito? Il disco sarà novembre, uscito novembre, fine novembre è uscito il disco e l'abbiamo registrato anche abbastanza velocemente, sì. Nel senso, perché poi appunto è nato in maniera particolare, cioè è nato quasi da solo, cioè trovandoci noi a suonare sopra queste canzoni, una volta una volta l'altra, no aspetta aggiungiamo questo, no ma togli quello, metti quello, e alla fine è nato questo disco in maniera molto spontanea, ci rappresenta musicalmente più o meno tutti quanti perché alla fine è proprio uscito dal nostro cuore sostanzialmente, come anche dal nostro istinto, per cui è nato velocemente. Sì, è stato voglio fare solo una cosa, che nel disco abbiamo avuto 2 presenze forti che per adesso nel live non stiamo portando in giro, cioè abbiamo Milena Piazzoli che fa i cori e un armonicista che si chiama Marcus Tondo, che tra l'altro è anche lui cresciuto a Rubiera, poi purtroppo è dovuto tornare a Milano per motivi di lavoro. Che nel disco sono una parte piuttosto incisiva, dal vivo non li abbiamo sinceramente perché purtroppo c'è il problema pratico che se dobbiamo campare di musica per adesso dobbiamo uscire in 4, però loro nel disco sono veramente una presenza forte e significativa, caratterizzante, sì, esatto. Sicuramente sentiremo. Beh, e poi altri lavori. Io ho un'altra band anch'io con cui lavoro storicamente, nata da elementi che hanno collaborato già anche con il progetto che dicevamo, come ne siamo tutti più o meno dallo stesso dalla clinica, per cui poi ognuno ha preso, cioè, comunque sono i T-Roosters, di cui uscirà tra l'altro fra poco il nuovo disco, anche lì pezzi, tutti i brani nostri originali. Lì la tradizione è molto più blues classico, nel senso che ci sta Chicago anni 60, ci sta un po' la roba che fanno anche loro col vintage, c'è cioè la roba anni 50, quindi swing, il jump blues, la musica da ballare. Vedremo se riusciremo a inserire anche un paio di fiati in un qualche brano. Comunque tutti i lavori originali arriveranno prodotti dalla stessa produzione che ci sta seguendo come Nerves and Muscle, che è la Hold Out and Bed.
che salutiamo sempre nella persona sempre di Paolo. sempre lui che è. Colui che ha acceso la miccia. Sì, anche perché c'è da dire che l'idea sarebbe quella di collaborare con tutto ciò che c'è, ma in realtà cercare sia energie creative, sia energie esecutive, sia energie economiche nuove, perché secondo me c'è bisogno, no? All'inizio di un secolo, di trovare delle vie alternative, quindi andare anche a collaborare con tutte persone che hanno questo tipo di intenzione, cioè di creare qualcosa di nuovo, con delle energie nuove, fresche, perché si può rischiare che attaccandosi sempre a vecchi circuiti, come dire, siano parte di un secolo che se ne sta andando definitivamente, esatto, magari... quindi si rischia di rimanere attaccati a un qualcosa che non ha più le energie necessarie per creare qualcosa, esatto, di veramente molto, bello e vitale. No, allora si cerca piuttosto di fare qualcosa in più da soli, ma non come ci si poteva autoprodurre magari alla fine del XX secolo, no? Che era ancora un po'. Adesso ci sono delle buone, secondo me, delle buone direzioni, lo stiamo vedendo un po', no? Inutile che sto qua a dirlo, in tutto quello che ci sta succedendo in questo paese, intorno in questo periodo, mi sembra che gli italiani, quelli che hanno voglia di vogliono bene al loro paese, stanno cercando insomma di fare qualcosa di nuovo, credo, no? E quindi un po' anche noi ci siamo buttati in questa direzione, anche se non volevo fare un discorso politico, ma semplicemente di buona intenzione. No, infatti è molto... Non si può parlare di tutto qua. Angelo, non dormire, dai. Angelo suona, poi fa l'accompagnamento, non sta fermo. Fa il background sotto. Parlaci un po' della tua carriera, le tue esperienze. No, sì. Io mi sono fermato nel 2005. Potresti scrivere un libro a tre. La Bibbia secondo le terre. Esatto, la Bibbia. Ma è un ottimo cuoco anche. Sai, io sono qualcuno ha detto che sono una mina vagante, secondo me sto metabolizzando la cosa, in effetti è così. Le ultime cose che ho fatto per me è nel 2005-2006, ho fatto questo disco autoprodotto, che insomma ha avuto un buon riscontro, a me piaceva, era un periodo particolare, e poi io sono, come dicevo, mina vagante, nel senso che mi piace collaborare con tutti, con quelli col quale apprezzo le cose che fanno, e quindi... Sì, hai anche proprio la voglia di farlo, cioè di divertirti, insomma, di scegliere tu come, insomma, esatto, fare le cose. No, infatti loro si sono scelti e si vede, c'è un feeling particolare, Quello, noi stiamo riscontrando. Noi ci siamo scelti, è un po' il fatto che ci ha fatto incontrare, il fatto, nel senso che il fatto è stato questo Paolo che ci ha messo un po' insieme a lui per caso, come energia. No, perché comunque siamo tutti musicisti, diciamo, con una, compreso Vittorio, cioè che ha una sua propria indipendenza e un suo modo di vedere le cose, giusto o sbagliato che sia, e quindi quando ti trovi a condividere con gli altri, sai che una delle prime cose è cercare di mettere da parte un po' l'ego, individualismo, no? E quindi queste cose, diciamo, che stanno muovendo nel verso di questo, è importante, esatto. Io noto questo, ci scopriamo anche noi di e quindi serata. Perché è un progetto a parte a tutto, perché ognuno fa le sue cose, e questo è, diciamo, un piccolo regalo che ci stiamo facendo, chicca. Aiutati da Paolo Cagnoni, ovviamente, che ha creduto molto in questo e ha spinto tanto perché avvenisse questo progetto, e voglio dire, quindi lasciamo che l'energia scorra e va bene così, grazie anche a voi. Si suona anche per persone come voi, per appassionati come voi, no? Immagino che si trasmette, si propone, certo. Tralasciando magari la casa piuttosto che l'amicizia, quindi è una comune condivisione delle cose, quindi avanti tutto. Avanti. Chiudiamo con Vittorio poi dopo facciamo un altro pezzo. Perché abbiamo sete come di solito il tempo sta tirando. Beh, io tornando a quello che avevo detto prima, appunto, il discorso del novello del gruppo, anche se poi anagraficamente neanche ormai più di tanto, però rispetto a loro, insomma, ovviamente, sono... Lo dice, insiste, parlava di loro. No, ma dal punto di vista musicale, dal punto di vista dell'esperienza musicale, si intende, naturalmente, appunto sono... certamente felice e ancora in quella fase di apprendistato. Che va di moda adesso. A tempo indeterminato. Certo, l'apprendistato da Fornero, voglio dire. Del resto è anche in un certo senso vittima di questo, senza troppo sconfinare nel politico come
stavo quasi rischiando di fare, però è appunto, mi vivo appunto anch'io anche nell'ambito musicale questa, diciamo, questa cosa, però ha anche il suo bello perché così si collabora con persone che hanno più esperienza, ah, certo. Ed è motivo ogni minuto in più che si passa di crescere, di migliorare, sbagliare, ricredersi, insomma. È bello. Sbagliare facciamo secondo fatica me più a credere giovane, ma, sbagliato, ma penso che forse anche il più saggio fra tutti. Sì, sì. Perché la gioventù non è stile di vita morigerato e saggio. Sì. Per quel poco, bravo Vittorio. Bravo Vittorio. Grazie. Esatto. Ragazzi, noi direi che ascoltiamo sì, un altro pezzo, sicuramente. È il turno del maestro. Angelo, cosa c'è? È il turno di Angelo alla voce. Canta Angelo. Sì, sì. Tipo Sanremo. Sì, canta Angelo. Canta Angelo. Vince il maestro. Testi, musiche di. Dopo abbiamo una domanda direttamente dalla chat molto interessante. Attenzione. E ve la faremo dopo. Di Steba ragazzi. No, no, ma perché sennò si sente un po' poco, signore. Ci facciamo i cori allo stesso. Cosa fate? Take Me Away, è un pezzo che ha scritto il maestro Rossi. Rubato dalla tradizione, come si suol dire, come fece il grande Elvis. I get there alone.
Che in effetti il disco, pur mantenendo una linearità proprio di contenuti, è disomogeneo, ma nel senso buono della... Sì, certo, volutamente è disomogeneo. Cioè, l'abbiamo riscontrato anche nei concerti che abbiamo fatto ultimamente, che molte persone hanno detto, cioè, dopo una canzone non sapevamo, sì. Non so se questo è un difetto o un pregio. No, secondo me è un pregio. È un pregio perché cerchiamo di lavorarci su questo. C'è lo stupore così, no? Sono prossima adesso, sto un chissà, po'. Chissà, chiedono... ci siamo domandati alla fine sera, perché dico, ma insomma, in effetti la gente vuole anche magari avere... Però sai, nella musica, me lo insegnate, insomma, sì. Metti un disco di rap, poi ci sta un pezzo di blues e anche un pezzo di rock. Certo. Ci sta anche Paco. Ogni tanto si fa sentire, si perché si fa gli applausi. Ma anche sembra di essere davanti alla capanna dello zio Tom. No, sì, sì. Noi potremmo essere qui. Ci manca la valle di Fiera. Ci manca la valle di Fiera. Magari... Ma io invece ero curiosa di sapere di cosa parlava il testo di questa canzone. Cioè, mentre... Take Me Away? Sì, beh, Take Me Away è, diciamo... È una classica storia di, che possiamo dire, di amore non corrisposto. Ecco, infatti, mi sentivo. Ma il blues è quello. È questo. Nasce dalla sofferenza. Nasce dalla sofferenza soprattutto dell'uomo nei confronti della donna, senza discriminare. Ma poi anche le donne hanno la loro parte di sofferenza, ma alla fine nasce per storie di discriminazione. In questo caso è storia tipica d'amore e non c'è meglio del blues per parlare, esorcizzare le proprie cose. Quindi questo non è un brano legato a un episodio, è un brano che possono cantare tutti, cioè tutti nel mondo possono cantare un brano. Ogni persona ha sofferto. Esatto, quindi in questo caso è Portami Via, la classicatoria della vita di quelli che stanno sempre anche fuori di calo, sempre in giro, hanno perso il lavoro. Il blues lo può cantare chiunque, ognuno ha il suo blues, no? È un valore, assoluto per me. Ma c'è un fil rouge nei testi di questo CD? Ma di nei brani che ha scritto, forse tu Max puoi spiegare. Sì, nel senso che Paolo Presidente Paolo Cagnoni è un giornalista ed è un letterato, oserei dire, no? Quindi i suoi testi nascono da storie personali o anche, molto importanti, ad esempio storie di impegno sociale. Ad esempio c'è un brano che canta Tiziano che si chiama 3 euro e 95, che è dedicato a delle ragazze che mi sembra nel Casertano o giù di lì, sì, nel Varese forse, lavoravano sottopagate e prendevano 3,95 euro all'ora. Purtroppo la palazzina dove lavoravano era talmente pericolante che è caduta, queste ragazze sono morte per 3,95 euro. E non ci dovevano andare in campagna, no? Quindi ci sono dei testi che sono no impegnati. Era una casa di città, sono in campagna, la regione forse. Bari. Ragazzi, io vi ringrazio, purtroppo il tempo è tirannissimissimo, perché qua siamo veramente... La domanda la facciamo fuori studio e la diremo la prossima. E la diremo a Steba Rigazzi e ne parleremo in puntata con lui, che sarà ospite... Seguici anche le prossime... No, ma poi verrà ospite lui qua, dunque dopo... Certo. Stasera tutto il Pellicano... Sarà di venire stasera al Pellicano, esatto, perché ce la fa di persona. Esatto. Venite ai Vizi del Pellicano stasera al festival, noi ci saremo, loro assolutamente ci saranno, anzi dovete venire per loro ovviamente, non per noi, e ci saranno anche gli Ali Boumaier, che ho la maglietta qui, che abbiamo scoperto che non sono africani, ma di correggere i nostri primi ospiti, sì, noi gli abbiamo tenuto il battesimo, anzi loro hanno tenuto il battesimo noi in realtà, perché... E niente, io vi ringrazio, grazie a voi, grazie a voi, facciamo casa, abbiamo ricevuto un sacco di bravissimi, tanta roba, mi fanno i complimenti, ci hanno guardato in un sacco, ci hanno scritto in tantissime persone, bene, siamo contenti per voi anche per noi, l'Emilia saluta, grande, ringrazia, salutiamo tutti, siamo purtroppo veramente agli sgoccioli, devo salutare tutti, sabato prossimo puntatona speciale di 2 ore dalle 14, tutti gli aggiornamenti e le info naturalmente, mentre io parlo, loro salutano tutte le info su A Kind of Blues su Facebook, scoprirete un evento pazzesco anche questo qui.
ci vediamo stasera al Pellicano, naturalmente. Ciao, raccomando. Nelson Muscle, New Mind Revolution, il CD. Bellissima la copertina. Ah, non ho mica chiesto il perché. Prossima volta. Prossima volta. Devo tornare. Saluti a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao, Danica. Ciao. Grazie, ciao. Danica, ciao. You know a hobo, hobo, hobo. Hobo a long, long way from home.